Ovviamente ritmo e decisione fanno parte integrante del tiro. Ritmo vuol dire che tutte le frecce le devo tirare non solo con i tempi, ma anche nei modi identici. Quindi, come fosse una melodia, una canzone, non posso cantarla con le note sbagliate. La stessa cosa vale per il mio tiro. Il mio tiro deve essere uguale sempre. Quindi io posso tranquillamente anche allenarmi ai paglioni. Anzi, io esorto tutti quelli che fanno 3D di comprare sti paglioni. Non occorre tirare le sagome. Tirare le sagome, andate a divertire a tirare le sagome. Non aggiungete niente al vostro tiro. Il tiro si costruisce sul battifreccia. Perché tu dici che, come nella musica, i movimenti dell'arco hanno i loro tempi. Hanno i loro tempi e i loro ritmi. E questi li acquisite sul battifreccia. Sul battifreccia acquisite i vostri tempi, i vostri ritmi. Poi non dico che non dovete andare a tirare sugli animali, per l'amor di Dio, assolutamente sì, però il tiro si costruisce sul battifreccia, si percepiscono tante cose e si insiste molto lì, si deve insistere molto lì a fare il tiro. Mettete magari a 18 metri la visuale, bella grande, quella da 80 cm, e fate ste rosate, tirate ste 10 frecce e controlliamo come vanno le rosate a 18 metri. Se le rosate sono grandi così, oh, c'è da fare. Se invece tutte le frecce sono 15 centimetri, cominciamo a ragionare. Vuol dire che se azzecco tutto, il super lo prendo. Se non super lo prendo. Ecco, è così. Chi lo sa. Più alte sono le percentuali. Molto più alte. Molto più alte. Decisione. Anche sulla decisione è anche un atteggiamento mentale, no? La decisione è importante. Io devo andare sul picchetto di tiro deciso a fare bene, devo crederci. Sì, non bisogna partire cazzo, No, è strategia. Come? So che devo chiudere la scapola, devo mettere l'impugnatura. La stessa è un fondamentale. È un fondamentale, come la postura, vedremo i piedi uniti, è un fondamentale andare sicuri di sé sul picchetto. Non importa se non è la nostra indole, la dobbiamo creare, dobbiamo immaginarcela. Perché fa parte, è come dire, la mano la metto tutte le volte diversa. No, la mano la devi mettere tutte le volte uguali, possibilmente in modo consono. La stessa cosa sul picchetto, è fondamentale che io vada sicuro di me. Ricordatevi che crederci è il miglior modo di riuscire. Non è che crederci uguale a riuscire, è il miglior modo. Qual è il miglior? Come posso mettermi nella condizione migliore? Credendoci. Quindi, se non faccio così, avrò sempre qualcosa di meno. Quindi, tanto vale che vada sicuro di me. Perché il tiro con l'arco, qualunque esso sia, è orientare, dirigere il tiro verso l'obiettivo, proiettare, tendere l'arco per fornire l'energia necessaria a raggiungere il bersaglio, centrare, ovvero colpire il bersaglio selezionato, ma soprattutto raggruppare. Le frecce devono centrare più volte lo stesso punto, se no non va bene. Quindi qualsiasi tiro che facciate, orientare, proiettare, centrare, raggruppare, se no non state giocando al tiro con l'arco, state facendo ginnastica nei boschi, tanto vale andare in montagna a fare una passeggiata. Sono stato troppo duro? Sì. Adesso abbiamo tutto il tempo, molto bene, vediamo la mia sequenza di tiro, come l'ho interpretata negli anni, no? In effetti, quando ho deciso di tirare con l'arco nudo, già avevo qualche nozione ovviamente dell'arco olimpico, comunque l'arco nudo è completamente diverso.
ho cercato comunque di capire o comunque di contattare qualche istruttore. Nessuno aveva le idee chiare, quindi ho dovuto improvvisare, studiare, capire, sbagliare, eccetera, eccetera. Adesso vediamo una sequenza di tiro. La sequenza di tiro standard, no? Quella che trovate su tutti i manuali. Diciamo così che un neofita comincia con pochi, tiro la corda, lascio la corda. Cercate di metterlo come faremo oggi pomeriggio. Mettersi in linea, un po' di equilibrio dinamico, un po' di equilibrio statico. E poi man mano che uno capisce la propria tecnica e percepisce i propri fondamentali, la sequenza di tiro diventa sempre più minuziosa, no? Ogni arciere dovrebbe saperla descrivere minuziosamente, almeno 20 azioni. Ogni arciere dovrebbe, da quando va sulla linea di tiro, dovrebbe descrivere 20 azioni minuziose, fino a quando la freccia arriva sul bersaglio. Non ho detto rilascio, apposta. Poi, man mano che divento bravo, le azioni di tiro si raggruppano sempre di più, fino ad essere due, al massimo tre, che ne raggruppano tantissime. Quindi, la mia sequenza di tiro è formata ora da tre punti principali, che ne aggregano molti altri. Le vediamo. La prima azione ingloba la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 e la 6. La seconda azione, la 7, la 8, la 9. E la terza, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 e la 15. Vabbè, la mia azione di tiro l'avete già vista, che è questa qua. Non so se la vedete. Sì, sì. Che adesso comunque la descriviamo. Tutti i miei tiri sono uguali, sempre allo stesso ritmo, quindi sempre la stessa presa a coscienza del bersaglio. Impugnatura, innesco dei dorsali, questa estensione della spalla dell'arco e mantenere estesa la spalla dell'arco durante la trazione, mantenere estesa la spalla dell'arco, contatti al viso, contatti grip, trasferimento, mantenimento, rilascio. E vediamo di capire. Allora, punto 1, parto verso la linea di tiro ben determinato a fare 100, stringo con forza l'impugnatura in modo da stabilire un contatto fisico con la mia volontà e decisione. Perché questo? Perché è molto importante, come abbiamo detto prima, andare, crederci quando partiamo sulla linea di tiro, ma io devo avere un interruttore. Devo avere un interruttore che mi fa scattare la forza della concentrazione, in cui io entro nel flow, nel flusso della mia trance agonistica, ok? Ricordatevi che la concentrazione è un serbatoio che si riempie goccia a goccia ma si svuota di colpo, quindi non possiamo stare concentrati dall'inizio alla fine. Dobbiamo avere un interruttore che ci fa scattare la concentrazione. E io l'ho individuato stringendo l'impugnatura prima di partire verso la linea di tiro. Mi posiziono sulla linea di tiro con i piedi leggermente divaricati, il piede destro e il sinistro parallelo alla linea di tiro, mi sento comodo, il peso è equamente distribuito, come abbiamo visto prima. Incocco la freccia sempre con gli stessi identici movimenti, mi immagino la mia migliore sequenza di tiro, quella del 10 sicuro, ne rivivo le sensazioni e cerco di sorridere. Questo momento è importante perché io anche qua innesco una cosiddetta visualizzazione. È una cosa più complicata che gli arcieri di alto livello fanno, ma questo è un momento buono per percepire il momento di crederci. Quindi
mi immagino, avrò fatto un bel tiro nella mia vita, almeno uno l'ho fatto. Ecco, questo è il momento di farlo passare velocemente nel cervello per creare quello stato di consapevolezza, forte consapevolezza nelle proprie capacità. Quindi bisogna andare a pescare nell'archivio. Sì, 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 ma se uno già si allena, ce l'ha. È una sensazione, no? Non è che deve lì fermarsi lì a vedere tutto il tiro. Mettete il pulsante, vedi tutto il filmato. Annullo tutti i pensieri negativi e mi concentro sulla mia consapevolezza. Sono cioè consapevole delle mie qualità e possibilità di fare bene. Cioè so quello che so fare. So quello che so fare, ci credo che lo farò e quindi mi metto nelle migliori condizioni per effettivamente farlo. Poi va male, vabbè, analizzo il perché, ma comunque sono partito col piede giusto, perché se già parto, boh, non lo so, sono fregato. Quindi io so che quella è la condizione migliore, boh, non lo so, è male, sì, ce la farò, è bene, quindi tanto vale il bene. Con la mano sulla grip metto leggermente in trazione la corda per annullare il peso dell'arco, posiziono la mano sulla grip in modo tale che ad arco alzato le nocche saranno a 45 gradi, quindi con la linea della vita fuori dal contatto della grip. Lo vediamo, molto semplice, no? Se io sono in questa posizione, beh, molto semplicemente questa è la posizione migliore di partenza. Ok? Incocco la freccia e poi posso anche... Io non so com'è, perché anche lì io posso dirvi qual è il regolamento FITARCO, la FIA, che è nebuloso su questo punto, perché alle volte alle volte i capisquadra iniziano a gridare, alle volte non capiscono. Allora, in FITARCO la regola è la trazione deve essere sempre in linea col bersaglio. La trazione deve essere lì. Ci sono in filmati della World Cup o del campionato del mondo che i coreani iniziano in questo modo qua. Ma non sono in trazione. Esatto. Iniziano in questo modo qua perché già preparano la scapola e poi fanno questo movimento. Quindi questo è un movimento adeguato. Comunque, se non lo fate, tanto vale prova e andare poi in linea verso il bersaglio e poi effettuare la propria azione. Diciamo che adesso il regolamento ha questa apertura e copia quello che è la consuetudine. Diverso è? No, quello è ovvio, quella c'era, poi c'era anche la squalifica immediata. Nell'antichità della FIAR, che la freccia non doveva superare nella preparazione la linea di tiro. No, ho capito, non l'avevo trovato sul regolamento quando l'ho cercato, ma probabilmente è rimasta questa idea. Io alle volte mi è capitato, no, che qualcuno mi richiamasse, io ho detto va, chiamiamo il capocaccia e vediamo, perché io mi sono prima informato su come tiravo, mi hanno detto che il mio tiro andava bene. Negli ultimi aggiornamenti si è specificato anche questa regola, perché ci sono stati diversi diatribe. Certo. Perché in passato si era legati a questa formula che... Sì, ma comunque, oltre... a prescindere da questo, è meglio eccedere nella sicurezza che non eccedono la sicurezza, però tante volte sono anche cose talmente, cioè così non è impossibile, c'è la freccia al massimo fa 2 metri, quindi